In studio con noi c'è Marco Zecchinello che è presidente di Confapi Venezia. Bentrovato presidente. Grazie per l'invito, grazie. Abbiamo sentito nell'ultima edizione del telegiornale il presidente regionale di Confcommercio Friuli Venezia Giulia, tra l'altro neoeletto Gianluca Madriz, che facendo un po' il punto della situazione ha dichiarato delle luci sul fronte del turismo in Friuli Venezia Giulia e delle ombre. Zecchinelli sul fronte del commercio al dettaglio, si latita un po', condivide questa visione com'è nel veneziano? Facciamo anche magari un focus per quanto riguarda la manifattura. Certamente, per quanto riguarda la manifattura, diciamo l'indicazione arriva dagli ordini, dal portafoglio ordini. Noi tra i nostri associati, gli associati di Confapi della provincia di Venezia, non registriamo su questo fronte delle criticità, nonostante le previsioni davano per l'inizio del 2024 una situazione di sostanziale recessione, legata anche naturalmente alla politica dei tassi della Banca Centrale Europea, che quindi diciamo, ha bloccato molti investimenti e quindi diciamo, questo è un elemento di criticità per la crescita delle nostre imprese, ma fortunatamente stiamo riscontrando un trend positivo, quindi gli ordini ci sono, il portafoglio ordini ha anche una certa durata nel medio periodo, quindi i segnali sono incoraggianti, come anche i segnali relativi ai costi delle materie prime, non ultima l'energia. Il tasso di inflazione per il 2023 si assesterà intorno al 5,7%, il che è un dato assolutamente buono che fa sperare per il prossimo anno un'inversione di questa politica dei tassi europei che potrebbe determinare un cambio del quadro economico. Ci sono tensioni internazionali, sappiamo quanto sta accadendo sul Mar Rosso, il problema della navigazione per i prodotti che arrivano dall'Asia, con le navi che devono circumnavigare l'Africa per arrivare in Europa. Zecchinelli, so che anche lei, e qui parliamo della sua veste da imprenditore, è interessato da questa problematica non di poco conto. È così? Ci può insomma dire qual è la sua testimonianza su Certamente questo? questo purtroppo è un'altra criticità geopolitica internazionale che cala sul piano economico. La mia azienda che si occupa di gas, tra le altre cose, si occupa anche dell'importazione di bombole dalla Cina, per cui abbiamo avuto un nuovo collo di bottiglia nel traffico internazionale e questo ha determinato un aumento dei costi dei noli che sono sostanzialmente quintuplicati, quindi quello che costa un container nel trasporto dalla Cina all'Italia, una situazione di criticità logistica nei nostri porti perché non si passa più per il Mar Rosso appunto per questa crisi data da questi ribelli filo iraniani, quindi molte compagnie, non tutte marittime, hanno scelto di circumnavigare l'Africa, determinando tutta una serie di problemi. Questa cosa qui potrebbe cambiare lo scenario che ho appena descritto e determinare un nuovo rimbalzo dell'inflazione. Ovviamente la speranza di noi imprenditori è che questa crisi si risolva il prima possibile. Assolutamente, anche perché poi le ripercussioni in un momento già di per sé molto critico andrebbero ovviamente a non certo facilitare quello che è il trend attuale. Che cosa si aspetta a livello generale per questo 2024 e poi chiudiamo? Beh, senz'altro torno sull'argomento da cui abbiamo iniziato. Certamente se l'inflazione dovesse attestarsi tra il 3 e il 2%, oltre a beneficiarne comunque la platea dei cittadini, più in generale i consumatori, potrebbe veramente dare luogo ad una nuova spinta agli investimenti delle imprese, perché chiaramente il peso oggi del costo del finanziamento delle attività d'impresa è davvero in parte proibitivo. Quindi è necessario per un rilancio vigoroso un'inversione di questa tendenza e la speranza, salvo appunto nuovi imprevisti Sì. geopolitici, la speranza va in questo senso. Manodopera, però, problema manodopera che resta ancora al Allora, centro. sulla manodopera è presto detto, l'ultimo bollettino emesso da Veneto Lavoro, Tiziano Barone, parla per il 2030 in Veneto di un meno 150.000 lavoratori. Quindi
quindi nessuna politica di natalità può compensare Chiaro. Questo e anche le politiche migratorie regolamentate non sono in grado in questa fase di compensare questo gap di lavoratori che avremo fra sostanzialmente 8 anni, anzi anche meno purtroppo. Quindi questo è uno dei problemi che devono essere nell'agenda della pianificazione politica. Grazie a Marco Zecchinelli. Grazie, conforti. Grazie per essere stato con noi.